per superare. La solata mattinata ha favorito stamane la sfilata dei gruppi folk per le vie cittadine, culminata con l'esibizione dei gruppi in piazza Cavour. Danze, musica e canti hanno animato l'affollata di Atenea ed il Viale della Vittoria. Ed al contempo, all'insegna della fratellanza e della concordia, si è svolta presso la splendida cornice del Teatro Pirandello di Agrigento la tradizionale cerimonia dello scambio dei doni tra il primo cittadino della città dei Templi e le rappresentanze dei gruppi folk partecipanti alla 68esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore e del 58esimo Festival Internazionale del Folklore. Una cerimonia che sottolinea il dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze degli stati partecipanti. Un caloroso saluto ai gruppi che sono venuti da tutto il mondo nella nostra città per la Sagra del Mandorlo in Fiore, un momento assolutamente bello e significativo. Sono veramente felice di questo. Questa sera faremo la fiaccolata ad Agrigento lungo il tradizionale percorso, per una festa che mantiene il suo tradizionale appeal, per una festa che mantiene il suo tradizionale spirito, cioè di amicizia e di fratellanza tra i popoli. Sessant'anni di attività di cultura popolare siciliana che ha fatto il giro del mondo. 60 anni di storia con le tradizioni più autentiche della Sicilia e della terra di Girgenti. 60 anni, l'anniversario festeggiato dal gruppo folcloristico Valdagragas, che per questa occasione ha organizzato uno spettacolo ieri sera al Teatro Pirandello. All'interno della serata è stato proiettato un documentario per ricordare i momenti artistici più importanti del gruppo folk, nato nel lontano 1937, come scuola di folklore internazionale Valdagragas. Diventa pienamente operativo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1952, sotto l'attuale denominazione di gruppo folcloristico Valdagragas e con la guida di Enzo Lauretta e la collaborazione del professore Ugo Recapriata. Dal 1975 la presidenza del gruppo viene affidata a Gigi Casesa fino al 2008, anno della sua scomparsa. Oggi il gruppo è guidato dal figlio Lello Casesa. Una grande serata che abbiamo voluto organizzare, dedicata alla città e agli agrigentini, per celebrare un momento per noi storico che vogliamo sigillare con uno spettacolo dentro il quale ci sono ricordi, testimonianze, aneddoti e naturalmente musica, danza e folklore internazionale. Il nome dello spettacolo è I Cinque Continenti, perché li avete toccati tutti? Sì, è proprio questa la ragione, è dedicata al mondo e ai continenti che il Valdagragas ha avuto la fortuna di visitare. E siccome in questa manifestazione abbiamo voluto dedicare alcune danze dei paesi del mondo, abbiamo voluto interpretare in questo modo una fratellanza e la concordia che è lo spirito del Festival Internazionale del Folklore. Che progetti avete? Qual è il prossimo viaggio? Ci prepariamo per l'Oriente, speriamo di concretizzarlo nei prossimi mesi, perché per noi è una grande sfida ed è una grande opportunità visitare la Cina. Dovrebbe essere la Cina, stiamo lavorando, c'è già un contatto avviato, il gruppo si sta preparando per questa manifestazione.